Questa foto di Timothy Colgrove mostra tre computer contemporanei e rivali. Oggi approfitto dell'occasione per entrare dentro la fotografia e parlarvi di quell'anno. Il 1977 fu un anno magico per la storia dell'informatica personale. Fu l'anno della Trinità. La rivista Byte Magazine chiamò così l'insieme dei tre computer che riuscirono ad ottenere un successo straordinario, definendo loro stessi la concezione di personal computer, anche se il termine stesso non esisteva ancora, almeno ufficialmente, arriverà solo 4 anni dopo con il primo PC di IBM. La definizione biblica fu davvero appropriata perché questi tre computer rischiarono di essere uno solo, uno e trino, ma ci arriveremo dopo. Il primo membro della Trinità fu l'Apple II, commercializzato a partire da giugno. Declinato nelle sue diverse varianti, sarà destinato a segnare un record di longevità. La produzione fu interrotta solo 16 anni più tardi, nel 1993. Poco più tardi, in agosto, arrivò il TRS-80, prodotto da Tandy e commercializzato da Radio Shack, la famosa catena di elettronica. Poco prima dell'inizio delle vendite del TRS-80 e sostanzialmente in contemporanea al lancio di Apple II in giugno, anche Commodore iniziò le vendite del proprio primo computer. Eh sì, perché Commodore non era nata come azienda informatica. Nel 1955 aveva iniziato la propria attività di vendita e riparazione di macchine da scrivere. Durante gli anni 60 aveva iniziato a vendere calcolatrici elettroniche sfruttando soprattutto i componenti prodotti da Texas Instruments. Ma nel 1972, quando Texas decise di entrare da protagonista nella produzione di calcolatrici, Commodore si trovò in serie difficoltà, trovando un concorrente ingombrante proprio dove un attimo prima aveva avuto un importante fornitore. Il fondatore di Commodore, il combattivo e per certi versi spietato Jack Tramiel, iniziò una politica di integrazione verticale che prevedeva di acquisire le aziende dei propri fornitori per ridurre i costi di produzione. Uno di questi fornitori era MOS Technology, che produceva circuiti integrati per diversi costruttori e che fino al 72 aveva prodotto chip anche per conto di Texas Instruments, per poi iniziare a soffrire anch'essa la scelta di Texas di produrre tutto in proprio. Il matrimonio tra le due aziende fu particolarmente riuscito. Commodore si portava in casa un produttore di componenti elettronici innovativo e prolifico. MOS Technology si assicurava ordinativi costanti da parte della stessa Commodore, mantenendo la possibilità di produrre anche per aziende terze. Insieme a MOS Technology fu, per così dire, acquisito anche Chuck Peddoll, un ingegnere particolarmente brillante che aveva iniziato la propria carriera in Motorola per poi approdare a MOS, dove progettò una serie di chip con un sorprendente rapporto tra prezzo e prestazioni. Il più noto e fortunato di questi processori fu il modello 6502, che sarà utilizzato in un vastissimo numero di dispositivi informatici, a cominciare dall'Apple I di Steve Wozniak. La stessa MOS Technology si era spinta a commercializzare un piccolo computer basato su questa CPU, il KIM 1 o KIM 1, che era stato progettato dallo stesso Peddoll e destinato ad essere integrato in apparati con la necessità di avere un cuore programmabile. Il KIM 1 ottenne un buon successo anche presso gli hobbisti e gli appassionati, che con meno di $250 potevano mettere le mani su un microcomputer con buone possibilità di espansione. Era possibile aggiungere ad esempio un registratore a cassette per caricare e salvare i propri programmi e collegare un videoterminale per immettere i dati con una normale tastiera e averne riscontro su un monitor. Peddoll stava proprio per lasciare nel momento in cui Commodore acquisì MOS. Gli era stato promesso che dopo il KIM 1 gli sarebbe stato affidato il progetto di creare un vero computer, ma i fondi erano risultati poi insufficienti, provocando in lui una grandissima delusione. Una volta che MOS divenne proprietà di Commodore, fu proprio lui a convincere Jack Tramiel a compiere il salto che avrebbe permesso all'azienda di passare dal business delle calcolatrici, ormai inflazionato, al promettente mercato dei computer. Le velleità informatiche di Chuck Peddoll avevano ricevuto un assist da Radio Shack, che a sua volta stava contattando alcune aziende per far realizzare un computer da vendere attraverso la propria catena di negozi. Tramiel non era del tutto convinto che mettersi a progettare computer sarebbe stata una buona idea,
ma pensò che alla peggio la cosa avrebbe potuto aprire le porte ad un rapporto di fornitura di calcolatrici con Radio Shack. Dal momento che Peddle rappresentava l'esperto sull'argomento, gli venne dato sostanzialmente carta bianca. In un primo momento prese in considerazione la possibilità di acquistare semplicemente il progetto del computer che Steve Jobs e Steve Wozniak stavano mettendo a punto, che era una macchina molto promettente ed era anch'essa basata sul MOS 6502, quindi era già per così dire di famiglia. Ma le richieste economiche e le pretese di Jobs fecero fallire l'affare. Questo è uno degli snodi più importanti della storia dell'informatica personale. Se fosse andato in porto l'acquisto di quello che poco più tardi sarebbe diventato l'Apple II, sarebbe potenzialmente cambiato tutto. Oggi forse ci troveremo con dei Commodore MacBook o degli iPhone con una C al posto del logo con la mela. Chi lo sa? Commodore preferì proseguire da sola con lo sviluppo di un proprio progetto. Peddle partiva dal know-how derivante dalla progettazione del KIM-1 con l'obiettivo di dare la luce ad un vero computer, pronto per l'uso. La macchina avrebbe dovuto essere autonoma, senza la necessità di acquistare periferiche aggiuntive. Alcune idee per la scheda madre furono tratte da un apparecchio per il pilotaggio di macchinari, anch'esso basato sul processore 6502. Peddle in un'intervista ricorda che probabilmente si trattava di un irrigatore automatico che il suo amico e collega Peter Senial stava seguendo per conto di un altro cliente. Il modello base avrebbe potuto contare su 4K di memoria. 4 kilobyte sono davvero pochi. È difficile fare un paragone con un qualsiasi dispositivo odierno. Gli smartphone, per non parlare dei computer di oggi, hanno una quantità di memoria talmente abnorme rispetto a questa che fare una proporzione rischia di far girare la testa. Persino una Smart Band, che oggi costa circa 30 euro, può contare su 512K, pari a 128 volte la memoria di questo computer, che nel 77 era considerato tranquillamente una macchina di elaborazione adatta per un uso professionale. Fu prevista poi una tastiera integrata. A prima vista potremmo pensare a questo come ad un dettaglio, ma per un'azienda che fino a quel momento aveva prodotto calcolatrici non era affatto un problema trascurabile. Progettare una tastiera dedicata avrebbe richiesto tempo e un ulteriore investimento. Acquistarne una da un fornitore avrebbe provocato un aumento sul prezzo di produzione e di vendita, rischiando di rendere meno competitiva l'offerta. Trenial cercò di sfruttare ciò che era già a disposizione, imponendo una tastiera progettata per una calcolatrice che poi non si era trasformata in un prodotto finito. I tasti risultavano davvero strani, erano di gomma, piccoli, squadrati e poco distanziati. Eppure questo passava a Commodore e così si utilizzò questo design bizzarro. Chuck Peddle volle includere un monitor di serie che facesse parte del corpo stesso del computer e anche un'unità di memorizzazione incastonata nella scocca del computer accanto alla tastiera e basata su cassette a nastro. Il design dell'aspetto esterno fu ideato da Larry Hittle, con cui Peddle aveva già lavorato in precedenza. Le scocche dei prototipi vennero realizzate in legno. Una di queste è conservata a Mountain View presso il Computer History Museum. Le prime informazioni sul computer vennero fatte volutamente trapelare alla fine del 1976, provocando un immediato aumento delle azioni Commodore. Poco dopo, nel gennaio del 77, il prototipo del Commodore PET fu portato a Chicago in occasione del CES, il Consumer Electronics Show. Il nome PET, che in inglese significa animale domestico, fu scelto per dare una sensazione di computer amico. Si tentò poi di rendere il nome un acronimo che avesse un qualche senso e si finì con un risultato un po' discutibile. Personal Electronic Transactor. Il primo modello fu definito 2001 in omaggio ufficiosamente al film di Kubrick e il riferimento 2001 di Odissea nello spazio è ribadito dalla resa grafica dei caratteri riportati sulla tastiera estremamente simile a quella dei computer al 9000 del film. A dire il vero, il prototipo spedito al CES era ancora lontano dall'essere terminato, anzi, tecnicamente non funzionava ancora. E fortunatamente non era richiesto di esporlo al pubblico. Commodore era presente alla mostra come di consueto con le proprie calcolatrici, ma l'ultimo giorno era stato programmato l'incontro con John Roach, il rappresentante di Radio Shack che l'avrebbe dovuto visionare e decidere se acquistarlo.
Rimanevano ancora pochi giorni, così Chuck Peddle e la sua squadra continuarono a lavorare direttamente a Chicago, sostanzialmente 24 ore al giorno, chiusi in una camera di hotel. Alla fine riuscirono a metterlo in moto, proprio l'ultimo giorno del CES. John Roach si presentò puntualmente e gli venne mostrato il PET, che funzionò più o meno bene. Era evidente che si trattava di un prototipo non ancora pronto per diventare un prodotto commerciale. Roach lo capì, ma comprese anche che il tutto era stato ben fatto e che la squadra di Peddle sapeva fare il proprio lavoro. Jack Trengel, che aveva accettato la sfida con la principale mira di riuscire a piazzare un ottimo ordinativo di calcolatrici Commodore nei negozi Radio Shack, provò a utilizzare il PET come leva per ottenere un'offerta particolarmente sostanziosa in questo senso. Il braccio di ferro però fallì, al punto che Roach pensò che se quei quattro gatti di Commodore erano riusciti a creare in così poco tempo un computer come il PET, tutto sommato Radio Shack avrebbe potuto fare la stessa cosa, da sola. Peddle fu distrutto dalla notizia del fallimento della trattativa. Il lavoro che aveva svolto in quei mesi era destinato a dissolversi nel nulla e anche il suo posto di lavoro era probabilmente a rischio. Ma Jack Trengel, nonostante la sua aggressività e il proprio cinismo commerciale, non era certo uno stupido e aveva capito le potenzialità che all'improvviso erano a portata di mano e decise che il PET sarebbe semplicemente diventato un prodotto Commodore. Il progetto andava portato avanti e oltretutto con urgenza, perché tutto doveva essere pronto per l'edizione estiva del CES che si sarebbe tenuta a giugno. E la prima dimostrazione pubblica avrebbe avuto luogo addirittura prima, alla West Coast Computer Fair, programmata per aprile. A proposito di riduzione di costi, non abbiamo ancora parlato del software incluso. Nel 1976 Chuck Peddle aveva ricevuto una telefonata da un tizio di una certa Microsoft che gli aveva proposto una versione del linguaggio BASIC realizzata per il suo processore, il 6502. No, quel tizio non era Bill Gates, si trattava di Rick Wyland, che per scherzo e un po' per spasso aveva convertito il codice del BASIC scritto nel 75 proprio da Gates e Paul Allen. Quel BASIC era stato scritto in origine per il processore Intel 8008 e poi adattato per il famoso computer Altair 8800 che servì come rampa di lancio per la nascente Microsoft. Bill Gates non aveva gradito particolarmente che Wyland avesse investito del tempo per lo sviluppo sul processore di Peddle, che considerava molto scarso. Aveva espresso l'auspicio che venisse venduto al più presto e che non se ne parlasse più. Da qui l'avanza Commodore. Era proprio il periodo in cui Peddle stava trasferendosi sulla West Coast per iniziare a lavorare sul progetto del PET. Così iniziò una trattativa a cui prese parte Jack Trengel in persona. Sarà stata in parte l'abilità di negoziatore di Trengel e la sua capacità di sollevare degli enormi bluff senza farsi nessun problema, e sarà stata anche paradossalmente la posizione estremamente debole di Commodore, che in quel momento aveva uno storico di nessun computer ancora venduto, il che rendeva completamente incognita la strada di chiedere una royalty per la vendita di ogni computer. Potrà essere stata anche la scarsa esperienza di Bill Gates, che aveva appena iniziato la sua straordinaria avventura nel mondo degli affari. In ogni caso venne firmato un contratto di concessione licenza del Microsoft BASIC estremamente vantaggioso per Commodore. In sostanza veniva concessa la possibilità di utilizzarlo su un numero illimitato di computer, il tutto con un pagamento di una somma una tantum, una cifra molto bassa. L'ingegnere Bob Russell la ricorda bene, $10,000. Microsoft accettò persino di effettuare delle personalizzazioni per conto di Commodore, aggiungendo molti caratteri personalizzati destinati a sopperire alla mancanza di capacità grafiche del futuro computer. Grazie a caratteri che includevano blocchi orizzontali, verticali, diagonali, angoli, disegnini vari, sarebbe stato possibile simulare una qualche forma di espressione artistica componendo il tutto direttamente dalla tastiera. E non era finita. L'accordo non era limitato al PET e permetteva a Commodore la possibilità di equipaggiare qualsiasi computer futuro con quel BASIC. Leonard, il figlio di Jack Trengel, ipotizza che questa non fu propriamente una svista da parte di Bill Gates, perché probabilmente a Microsoft avevano dato per scontato che dopo qualche tempo
sarebbe stata necessaria una nuova versione del software, per la quale discutere un nuovo contratto di licenza. In realtà Commodore utilizzò sempre la stessa licenza e lo stesso linguaggio BASIC, limitandosi a implementare nel sistema operativo nuovi comandi in aggiunta a quelli esistenti nella versione iniziale. Troveremo il Microsoft BASIC nell'intera linea di computer a 8 bit, il VIC-20, il Commodore 64, il Commodore 128, il Commodore 16 e così via, fino ad arrivare addirittura all'Amiga, che forniva un interprete Microsoft BASIC all'interno di Amiga OS, questa volta sotto forma di applicativo. Invece nel PET e nei suoi immediati successori il BASIC è scolpito nella memoria ROM integrata, rendendolo immediatamente disponibile all'avvio e potremmo aggiungere obbligatorio. Obbligatorio nel senso che il computer è realizzato in modo tale da avviare automaticamente il BASIC ogni volta che viene acceso. Quindi possiamo affermare con una buona approssimazione che faccia le veci del sistema operativo. Effettivamente, oltre ai comandi di programmazione veri e propri, il BASIC dei primi computer Commodore include anche dei comandi che potremmo assimilare ad una sorta di DOS. Ad esempio è possibile caricare e salvare dati, elencare i programmi presenti in un floppy e così via. Il BASIC rappresenta l'ambiente di base in cui l'utente effettua qualsiasi tipo di operazione. Sotto adesso risiede soltanto il kernel, che è lo stato più basso e più vicino all'hardware che si occupa di far dialogare i singoli componenti del computer con il BASIC e quindi con l'utente finale. Anche il nome kernel, per definire quello che in realtà normalmente si chiama kernel, ha un divertente aneddoto alle spalle. In realtà inizialmente questo componente del sistema operativo del PET si chiamava proprio kernel, ma ad un certo punto l'ingegnere Robert Russell sbagliò a scriverne il nome mentre preparava un testo per un manuale tecnico. L'errore passò inosservato e così il kernel del PET si chiamò ufficialmente kernel. La cosa più buffa è che l'errore fu replicato nei manuali dei computer successivi, ad esempio per il VIC-20. Ma torniamo alla scadenza dell'aprile 1977. Non si scherzava, anzi, già in marzo si decise di portare il prototipo, ancora con case in legno, alla fiera di Hannover, in Germania. Fu il primo evento in cui venne mostrata al pubblico. Subito dopo fu esposto alla West Coast Computer Fair di San Francisco, che aprì per la prima volta le proprie porte il 16 aprile. Questa prima edizione della fiera è considerata un po' l'epifania del personal computer e la stessa manifestazione continuerà negli anni successivi ad essere il fulcro delle novità informatiche. La settima edizione del 1982 ospiterà un intervento di Bill Gates intitolato «Il PC e il suo impatto sull'industria del microcomputer». Qui Commodore ottenne un'ottima visibilità perché si trovò grande fra i piccoli, dato che la prima edizione aveva attratto principalmente produttori minori, ma allo stesso tempo fu un ottimo successo di pubblico, portando migliaia di persone al cospetto del loro nuovo prodotto, che nel frattempo aveva subito un aumento di $100. Probabilmente Tremiel aveva pensato che chi avesse avuto l'intenzione di comprarlo a $495 l'avrebbe comprato anche a $595, considerato anche l'ampio divario con la concorrenza. Grande tra i piccoli, abbiamo detto, e tra i piccoli c'era anche Apple, che aveva portato avanti a sua volta il progetto dell'Apple II. Chuck Peddle, che rappresenta la fiera, ammirò molto il design di quel computer, che era piccolo, leggero, era facile da trasportare, anche se non includendo un monitor e nemmeno un'unità di memorizzazione era più complesso da smontare e rimontare. C'era anche da dire che il prezzo era pari a più del doppio di quello del Commodore PET, $1,298, ai quali andava aggiunto il costo di un monitor, obbligatorio perché inizialmente il computer non fu dotato di un'uscita modulata per il collegamento ad un normale televisore. La famosa foto di Steve Jobs sotto il cartello Apple Computer, realizzato artigianalmente per lo stand, fu scattata proprio in questa occasione. Se abitate nel nord Italia, potete andare ad ammirare proprio questo cartello senza dover fare troppa strada. È conservata a Savona presso i nostri amici del museo All About Apple. Ad ogni modo, entrambi i computer spingevano sull'innovazione e sulla facilità di uso. Paradossalmente, in questo caso i ruoli erano parzialmente invertiti, perché l'Apple II vantava superiori possibilità di espansione, un aspetto che in seguito Apple lascerà un po' in secondo piano, sacrificandolo in nome dell'estrema semplificazione. Semplificazione in cui il PET eccelleva.
L'unico cavo visibile in tutto il computer è il cordone di alimentazione e anche il primo approccio risultava estremamente semplificato. Bastava accenderlo per essere salutati da un'eloquente scritta READY e il cursore che aspettava l'immissione di testo, o meglio qualche comando in BASIC. Il mix che diede luce alla versione definitiva del sistema operativo del PET, quella via di mezzo tra comandi BASIC, comandi di sistema e lo strato sottostante del kernel, fu realizzato in buona parte da John Figgins, un giovane ingegnere letteralmente rubato a IBM che l'aveva assunto pochi giorni prima che Peddle lo convincesse a venire a lavorare per Commodore. Figgins fece un ottimo lavoro che andò ad essere memorizzato in 14 KB di memoria ROM. Fu necessario sacrificare il software di monitoraggio per chi volesse programmare in codice macchina, il linguaggio Assembly, specifico in questo caso per il processore MOS 6502, ma si trattò di una mancanza giudicata poco importante dal momento che la stragrande parte degli utenti avrebbe programmato il PET in BASIC, più lento ma straordinariamente più semplice da imparare. A 2 mesi dall'appuntamento del CES di giugno, rimaneva ancora da definire l'involucro esterno, che era ancora fermo allo stato di prototipo in legno. Peddle aveva previsto di farlo realizzare in plastica, ma si scoprì che in quel momento non era possibile. Commodore versava in cattive condizioni finanziarie per via del calo di vendita delle calcolatrici, al punto che la progettazione alla stampa di una scocca personalizzata in materiale plastico sarebbe stato un investimento troppo gravoso, anche considerato il fatto che la partecipazione all'imminente CES sarebbe costata circa $500,000. Sembra strano, ma fu più facile ed economico produrle in metallo. Commodore era proprietario infatti di una fabbrica canadese di mobili da ufficio, che produceva principalmente schedari metallici. La sagomatura, anche personalizzata, di questo materiale non era un problema per i loro impianti e naturalmente poter produrre in casa era già di per sé un ottimo vantaggio economico. Ecco perché il primo modello di PET, il 2001, ebbe un case in metallo verniciato di bianco. Un altro tratto caratteristico e unico del computer fu la possibilità di aprirlo molto facilmente, svitando 2 viti sotto la parte frontale e sollevando senza la necessità di smontare null'altro, e con la possibilità di bloccare in sicurezza l'apertura con una stecca, un sistema del tutto analogo a quello che si trova nei cofani delle auto. Anche se non tutto era ancora pronto per la produzione, il CES di giugno era arrivato ed era la sede giusta per far conoscere al mondo il primo computer Commodore. E così fu. Sebbene si trattasse ancora di un prototipo funzionante, il riscontro mediatico fu ottimo. Un imprenditore, Rick Inatom, si spinse addirittura a offrire un assegno di $25,000 come caparra di preordine, promettendo che avrebbe tranquillamente staccato altri assegni a fronte della ricezione della prima consegna. Si trattò di vera musica per le orecchie di Jack Tramiel, che decise improvvisamente di puntare con decisione sui preordini, facendosi pagare in anticipo e promettendo che i soldi sarebbero stati eventualmente restituiti a fronte dell'impossibilità di consegnare i computer. In questo modo creò la liquidità che in quel momento mancava alla società proprio per avviare una produzione di massa del PET. La produzione faticò a partire, soprattutto per via delle resistenze da parte dell'azionista principale di Commodore, il magnate canadese Irving Gould, che non voleva finanziare l'apertura di linee dedicate al PET, ma alla fine acconsentì. Uno dei primi PET prodotti fu consegnato in ottobre a Dan Filstra, un giornalista della rivista Byte. Il codice seriale era il numero 16. Filstra scrisse un articolo positivo sulla macchina, anche se non mancarono le sue critiche verso la tastiera, giudicata assolutamente inadeguata per un vero computer come quello. D'altra parte, nello stesso mese la rivista Popular Science dedicò la copertina proprio al Commodore PET, titolando che questo nuovo computer da $595 faceva parte della nuova generazione di computer a basso costo in grado di cambiare il proprio stile di vita. A dire il vero, il giornalista travisò diversi aspetti del funzionamento del PET, ad esempio descrivendo il registratore integrato come un normale riproduttore di musicassette. Forse un segno di come il nuovo concetto di microcomputer espresso da questo prodotto fosse talmente rivoluzionario da essere difficile da comprendere anche per degli addetti ai lavori. La produzione faticò durante il 77, arrivando a soli 500 esemplari. Poi iniziò a ingranare.
Le vendite andarono avanti per tutto il 1978 e durante quell'anno vennero venduti circa 4.000 PET. Alla fiera di Hannover fu assegnato proprio al PET il premio computer dell'anno. Nel 79 arrivò il primo aggiornamento hardware con il modello 2001N, in cui la tastiera fu finalmente sostituita con un modello normale e completo, a livello di quelli della concorrenza. Essendo anche più larghi, il registratore a cassette, che era integrato, fu rimosso, lasciando la possibilità di collegarne uno esterno o in alternativa di collegare una unità a floppy disk. Negli anni successivi venne realizzata una lunga serie di varianti che ne aggiornarono il design e fornirono caratteristiche tecniche diversificate, dalla memoria RAM, che nel Super PET raggiungerà i 96 KB, alla risoluzione video, che dall'originale schermo a 40 colonne finirà per supportare le classiche 80 colonne tipicamente richieste dai software professionali di quegli anni. Furono prodotte anche molte periferiche, tra le quali non possiamo non citare un sorprendente hard disk con la capacità di 5 o 7 MB e mezzo. Il PET fu un successo, soprattutto quando iniziarono le vendite nel vecchio continente, dove venne accolto a braccia aperte. In particolar modo nel Regno Unito, dove Jack Tramiel, che si aspettava ottime performance di vendita, si spinse a decidere di proporlo ad un prezzo quasi raddoppiato, anche se la dicitura PET fu rimossa e sostituita da un più serioso CBM, ovvero Commodore Business Machines, per evitare dispute legali con un marchio già registrato in Europa da Philips. In questi anni iniziò un'epoca d'oro per Commodore, quella degli home computer, che andrà avanti per diversi anni fino ad arrivare all'Amiga. E la tastiera del secondo PET? Beh, era stata proprio azzeccata, al punto che verrà riutilizzata praticamente senza variazioni sui due diretti successori che avrebbero giocato un ruolo di primo piano negli anni successivi. Ma è un'altra storia da raccontare.